oggi per i nostri incontri di Italia medievale, i nostri video incontri, abbiamo il piacere di avere con noi Emanuele Rizzardi nella doppia veste di autore di un romanzo storico che si intitola L'Usurpatore, 385 pagine, 17 euro, che trovate facilmente su Amazon, e come cofondatore di un'associazione culturale che si chiama Byzantium. Quindi devo dedurre dal libro e dall'associazione il tuo preeminente interesse per l'impero bizantino. Esattamente, sì. Per cui ti lascio subito la parola come mia abitudine e raccontaci di queste due passioni e produzioni. A te. Grazie Maurizio per la parola, saluto tutte le persone in ascolto che ci stanno osservando in questo momento. Partiamo innanzitutto parlando dell'associazione. Io sono appunto Emanuele Rizzardi e nel 2019, tardo 2019, insieme ad altre due persone del mondo accademico, ho deciso di fondare l'associazione culturale Byzantion per gli studi bizantini. È una ollus, quindi un'associazione no profit, che ha come scopo principale, oltre all'aggregazione di persone con interessi comuni, la diffusione e gestione di tutto quello che può essere l'eredità e il patrimonio bizantino in Italia e fuori dall'Italia, e poi anche la gestione e la pubblicazione di libri, saggi e tutto quanto può essere a tema. Relativo appunto al mondo bizantino e al mondo italiano medievale, un pochino in generale. Detto in soldoni, appunto, oltre a pubblicare volumi e organizzarci con eventi associativi, facciamo anche delle interviste, delle conferenze e degli eventi dal vivo, Covid permettendo appunto in questo periodo, in fiere di settore, piuttosto che appunto andiamo a visitare monumenti, città che sono di interesse associativo. Riprendiamo vecchi testi del mondo bizantino che ormai sono liberi da copyright o comunque sono fuori produzione e li ridistribuiamo gratuitamente per la gioia degli interessati e di chi possa appunto trarne beneficio dalla lettura. Tramite l'associazione ho anche creato diciamo una serie di conferenze in streaming con dei bizantinisti stranieri che poi traduco personalmente dall'inglese o dallo spagnolo principalmente in italiano e che poi pubblichiamo sul nostro sito, sul nostro blog. E a volte facciamo anche delle dirette direttamente così, scusate il gioco di parole, tra i soci. Per esempio ne abbiamo fatta una abbastanza di recente su Alessio Comneno o sul paganesimo bizantino, piuttosto che sull'impero di Nicea. Insomma, è lasciato un pochino tutto alla buona volontà e all'interesse dei singoli soci. Con l'associazione poi io ho ripubblicato un mio vecchio testo che è L'ultimo paleologo, la mia opera prima rilasciata nell'ormai 2018 e di recente, come abbiamo accennato, ho pubblicato anche L'Usurpatore. L'Usurpatore è un libro totalmente incentrato sul mondo bizantino, basato principalmente sugli scritti di Giorgio Pachimere, che è un filosofo e saggio del tempo, che ci narra le storie di un suo amico personale che è Alessio Filantropeno. Il Filantropeno era una figura militare, un giovane nobile, appena ventenne, comunque poco più che ventenne, che durante le ultimissime fasi del 1200 ottiene dallo zio Andronico II Basileus di Costantinopoli l'incarico di creare un fronte e fermare l'avanzata dei vari signori della guerra turchi, i così chiamati Bey, che in quel periodo stanno prendendo potere nei territori bizantini dell'Asia Minore, che sono un pochino lasciati a se stessi per via delle politiche errate fatte negli ultimi decenni e quindi stanno degradando e si stanno perdendo. E in questo senso abbiamo anche dei parallelismi interessanti con il mondo di oggi. Uno su tutti ovviamente è la gestione e il rapporto che si ha con i grandi flussi migratori. Assistiamo appunto all'esodo delle popolazioni locali lungo la costa perché sono spinte appunto dai nuovi padroni, dai turchi.
turchi, e al fatto che i governatori locali o le altre persone che già vivono hanno dei comportamenti ambivalenti nei loro confronti, perché alcuni non vogliono occuparsene, altri hanno paura di perdere i loro privilegi gestendoli e dandogli una parte dei loro profitti, altri vogliono semplicemente fare in modo che se ne vadano in altre zone il più velocemente possibile e via discorrendo. È un altro tema molto interessante che viene trattato, è quello del dialogo interreligioso e interetnico, anche se parlare di etnia al tempo è un pochino forzato, ma lo dico così per rendere un pochino l'idea di quello di cui stiamo parlando. Ci sono appunto dei tentativi di contatto e di dialogo sia fra i musulmani e i cristiani che fra i, appunto, i cristiani orientali che i cristiani latini, quindi gli occidentali, e poi ovviamente fra le popolazioni greco-romane che ancora abitano in Asia Minore e invece le popolazioni turche che hanno una cultura, uno stile di vita molto diverso, che a loro volta appunto sono poi spinte dall'incalzante arrivo dei mongoli dell'Ilkhan e che quindi gioco forza sono costrette a muoversi ad occidente indipendentemente dalla volontà di chi si trova lì in quel momento. Il filantropeno viene mandato un pochino allo sbaraglio dallo zio perché lui non ha né i mezzi né i soldi per dotarlo di un esercito, quindi quando si trova in Asia Minore e anche diciamo viene costretto a fare fronte alla differenza fra le sue aspirazioni di giovane, di uomo appunto che vuole dimostrare le sue qualità militari, invece ad una realtà che è molto diversa da quella che si aspetta e da quella che gli viene decantata diciamo nei libri e nei poemi e alla corte di Costantinopoli, e quindi si deve suo malgrado adattare ad un mondo molto diverso, molto più crudo, molto in decadenza appunto, con antiche città che sono state abbandonate, zone spopolate che sono in preda dell'incuria, piuttosto che aree che ormai sono state completamente colonizzate dai nuovi padroni che lui tenta di reclamare come sue per ridarle all'impero, ma che di fatto ormai non hanno più abitanti dell'impero in quei luoghi. Il filantropeno è una figura interessante perché ricorda un pochino il famoso Federico II, che in Italia è sicuramente molto più famoso. È una figura appunto molto mentalmente aperta e che esce dagli schemi classici del tempo. Lui appunto cerca subito un dialogo con le fazioni avversarie, cerca di cementare e creare dei punti in comune per riuscire a avere una sorta di coesistenza fra il nuovo e il vecchio senza favorire ovviamente né il nuovo né eccessivamente il vecchio. Cerca anche appunto di alleviare le sofferenze della popolazione martoriata dalla guerra, quindi cerca di dar loro sicurezza, di ridare la possibilità di coltivare i campi, di abbassare le tasse il più possibile e in questo senso di spingere in modo che Costantinopoli possa dargli una mano e non sia semplicemente un'entità rapace pronta a ghermire i suoi sudditi che sono stati un pochino abbandonati a se stessi. In questo gioco di potere, di alleanze, vediamo anche la nascita di fazioni turche che poi saranno molto più famose e anche per noi molto conosciute nei secoli a venire. Assistiamo appunto ai primissimi anni quello che sarà l'Impero Ottomano, che ai tempi è semplicemente una banda di razziatori e di pastori nomadi comandati dal loro leader, che poi appunto darà il nome alla dinastia stessa, che entra in contatto e si gioca in modo ambivalente le relazioni con il filantropeno. Ci sono invece delle altre fazioni un pochino più ostili, come Karman Bey, il signore turco di Mileto, che sarà un pochino il principale antagonista della situazione, colui che rivendica il titolo di imperatore di Costantinopoli perché riesce ad unire molte fazioni turche sotto il suo stendardo e poi appunto cerca di lanciare un assalto per conquistare tutta la regione. È un libro molto forte che appunto tratta tematiche importanti dove non
c'è una sorta di antitesi rispetto a quello che ci possiamo immaginare come un poema epico e cavalleresco tipico del mondo medievale. Le battaglie sono molto violente, molto sporche, molto disoneste. I comandanti cercano di fare di tutto per vincere e spesso vincono più col sotterfugio che con la capacità militare. È un mondo che non ha pietà per i feriti, non ha pietà per le popolazioni che non sanno combattere e non ha pietà per nessuno praticamente. I compagni d'arme del filantropeno rispecchiano un pochino questo andamento delle cose, quindi sono delle persone, diciamo degli sconfitti, delle persone che hanno subito dei traumi nella vita, che cercano in qualche modo di tirare a campare, sono persone molto raffazzonate, sconfitte psicologicamente, molti hanno delle menomazioni fisiche, hanno subito delle ferite permanenti in battaglia e tutto quanto. Il filantropeno è anche collegato a una nobildonna sempre bizantina che è sua moglie, con la quale è appena sposato e che lo segue durante la sua campagna militare. Loro inizialmente appunto non si amano, sono stati uniti in matrimonio per volere dei genitori, quindi non sanno rapportarsi l'uno all'altro, sono molto freddi appunto l'uno con l'altro, si parlano a stento, e anche questo riflette un pochino tutto quello che è la dinamica interpersonale e di relazioni che poteva essere al tempo fra due giovanissimi, a differenza appunto di come ce li possiamo immaginare oggi. Perché ho deciso di scrivere questo libro su Alessio Filantropeno e non su un'altra figura? Banalmente per una questione di rarità. Io ho un interesse particolare personale verso tutto quello che è bello, ma è molto sconosciuto e molto di nicchia. Sul Filantropeno non esistono assolutamente altri romanzi, neanche in lingua inglese. È una figura che è proprio rimasta nella nicchia degli studiosi bizantini, è conosciuta da pochissimi, nonostante appunto viva in un periodo che è veramente interessantissimo per il cambio e per i grandi sconvolgimenti che ci sono. Basti pensare anche per esempio alla nascita della potenza delle repubbliche italiane in quei luoghi. Si parla per esempio dei genovesi di Focea che in quegli anni iniziano a prendere possesso delle varie isole, iniziano a insinuarsi, a mettere i loro presidi commerciali, anche rubando un pochino il potere a Venezia che già era presente e tutto quanto. Quindi mi sembrava molto bello dargli una veste un pochino romanzata che potesse piacere a tutti e una storia che appunto riprendesse però in maniera fedele alle fonti e fedele a quello che è stato per quanto riguarda tutte le vicissitudini di Alessio Filantropeno appunto. Questo è in 5 minuti quello che sono andato a scrivere. Ascolta, una curiosità. Sì. Appunto, si tratta di un romanzo storico, però mi pare di capire che hai romanzato una ricerca storica. Sì, diciamo che l'attinenza alle fonti è molto fedele, la storia è esattamente quella come va, per filo e per segno, e i personaggi, a parte qualcuno, sono tutti realmente esistiti, con i nomi relativi e tutto quanto. Ho cercato nel romanzare il romanzo, se mi passa il termine, uno, di renderlo un pochino più semplice, perché lì ci sarebbero stati veramente, specialmente da parte turca, tantissimi nomi, tantissimi bei, tantissimi signori della guerra, anche di importanza molto molto bassa, che ho deciso poi di accorpare, di semplificare un pochino, anche per fare in modo che il romanzo stesse sotto le 400 pagine, perché non fosse una cosa troppo impegnativa, che già così com'è è abbastanza corposo. E poi appunto anche per renderlo fruibile ad un pubblico magari di lettori più casuali, che non conoscono il mondo bizantino e che prendendo in mano il libro non si sentissero spaesati e confusi da un mondo che non conoscono, ma tutt'altro, che sono accompagnati passo per passo e aiutati a esplorare questo mondo che non conoscono e magari ad appassionarsi anche e poi successivamente prendere altri libri o interessarsi proprio con degli scritti. Il titolo a cos'è dovuto? Il titolo è provocatorio perché il romanzo inizia con un'usurpazione e finisce con un'usurpazione.
Leggendolo, è un pochino difficile dirlo senza parlare della storia, comunque leggendolo c'è l'ambiguità palesissima su chi sia davvero l'usurpatore tra i due, e poi appunto qui lasciamo al lettore, che poi lo leggerà, di dare una risposta. Beh, io ti ringrazio, sei stato estremamente chiaro, conciso e preciso, e penso che tu abbia invogliato più di un ascoltatore all'acquisto del libro, quindi io a maggior ragione ricordo il titolo, che è L'usurpatore, di Emanuele Rizzardi, pubblicato da Byzantium nel 2020, quindi recentissimo. Sì. È un libro di 385 pagine che però costa solo 17 euro e forse su Amazon anche qualcosa meno. Se non... Sì, di solito lo scontano a 15, senza che io abbia controllo su questo, ovviamente. Decidono loro. Conosco la politica dei prezzi di Amazon. E per cui l'invito è, se l'argomento vi ha interessato, è quello di acquistare il libro, di seguire Emanuele con la sua associazione e poi di appassionarvi anche di storia bizantina, che è qualcosa che in Italia, fuori dal mondo accademico, ha ancora troppo pochi seguaci. Ti ringrazio ancora, Emanuele. Altrettanto, un saluto a tutti. Buona serata. Ciao, ciao.